Sì, direi che sul piano della brillantezza del gioco, delle occasioni create, è stata una delle più positive trasferte che abbiamo fatto. Forse a Siena, la prima partita, abbiamo creato più palle gol di oggi. Comunque, diciamo, non sono venuti i tre punti, questo mi dispiace perché domani la regina giocherà in casa e avrà l'opportunità di avvicinarci. Però adesso alla fine il Perugia dovrà giocare 6 volte in casa e 4 volte in trasferta, per cui, mentre invece la regina dovrà giocare 6 volte fuori e 4 volte in trasferta e dovrà venire da noi domenica prossima, per cui diciamo che indubbiamente insomma, siamo favoriti. Bisognerà continuare a giocare con quella concentrazione di oggi, sperando anche magari che la condizione fisica ci sostenga, perché oggi mi pare che la squadra abbia corso, sia stata brillante. Mi sembra che sia stato determinante l'ingresso di Aiello, che vi ha dato più peso in attacco. Beh, anche nel primo tempo. Diciamo nel secondo tempo avete intensificato le manovre d'attacco. Sì, diciamo che abbiamo avuto qualche palagone nel primo tempo e forse un po' di più verso la fine della partita. Adesso non so se è di peso da Aiello o di peso dalla squadra o di peso da Lisca. Questo non lo so, comunque ecco, è certo che la squadra avrebbe meritato i 3 punti e diciamo, bisogna anche dire che su quel contropiede, cioè che io ho visto un fuorigioco enorme, grande come una casa, dalla mia panchina. Pare so. Che non ci fosse però, rivedendolo. Quello, no, quella, sì, era regolare. Io dalla panchina, l'ultima palla che è stata andata fuori. Ma è una cosa incredibile, ecco, io dalla mia panchina ho avuto l'impressione che fosse grande, però ecco, se voi lo dite, chiedo venire.